The ground stations, strategically located around the world in Hawaii, Virginia, Australia, and the Mediterranean, are links between the satellites and user terminals, allowing the MUOS system to provide worldwide coverage. Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare il Ministro Di Paolo per la bella ospitalità. Siamo e saremo sempre una famiglia, amici e alleati. Grazie tanto. Al discorso del MUOS abbiamo convenuto, e l'abbiamo anche detto chiaramente, è un assetto strategico per l'alleanza. Passiamo all'interrogazione numero 372 dei deputati Migliore ed altri, concernente chiarimenti in merito all'impugnazione da parte del Ministero della Difesa della revoca delle autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Regione Siciliana relative al sistema di comunicazioni satellitari denominato MUOS nel comune di Niscemi. La Difesa ha anche un interesse diretto alla realizzazione del MUOS. Infatti esso rappresenterà, qualora completato, subordinatamente agli esiti dello studio dell'Istituto Superiore di Sanità, un sistema strategico di comunicazione satellitare di cui potranno servirsi anche le forze armate italiane, in attuazione del principio di assistenza reciproca vigente in ambito NATO. In senso che alcuni mi chiamano Occhio di Falco, il mio soprannome. Qua, dove siamo? Siamo in Italia, sarebbe in Sicilia, a Niscemi, un paesino cittadino. Abbiamo sentito una notizia che arriverebbe una gru e siamo qua. Oh, il virus è fantastico. Ci sono messi alcuni da quasi almeno da tutte le parti. Di là si vede meglio! Come l'ho chiamato? Non in senso manifestando. La nostra è scritta con lo sangue, di cui ha lottato con coraggio e ingegno. Sotto la china, un secalao doiunque, contro la tirannia sempre a bisegno. Io e picchisso non hanno messo i secondari, che ai siciliani non si possono alliberare. Mafia e chiesa, governeri latuni, sotto lo manturillo americani. Sono venuti nella seconda guerra mondiale, quando sono sbarcati. S-
sbarcarono qua in Sicilia e prontamente si appattarono con fascisti e con briganti per mantenere il popolo all'istente, da mentre che pascevano furfanti. Già contessero tutto lo progetto per mantenere tale il suo servizio, per fermare il comunismo di rimpetto, e dopo la guerra diventa un vizio. Novizio, capare magari oco, a tutti i banni non ne vincerà la guerra, in chi ero i base militari, loco, Corea, Giappone, Germania, Italia o Grecia. Tutto mondo a così scince in un pugno, e canno mensuro mediterraneo, ogni guerra che si abbanna vanno fare, di can Sicilia vanno controllare. Va bene. A Niscemi, Niscemi sta accanto a Gela, provincia di Caltanissetta. Hanno fatto questa base, che si chiama NRTF, che sta per Naval Radio Transmitter Facility e serve a controllare le forze di superficie, sottomarine, aeree e terrestri della Marina Militare Americana per le comunicazioni super segrete. E l'hanno fatta nel centro di una riserva naturale che si chiama Sughereta, perché ci sono i querci Pusuvaro. E allora la Sicilia si trova, è di fatto il cuore del Mediterraneo, ha un ruolo militare in fondo già dal 43, dallo sbarco degli alleati. Sicuramente a partire dalla grande crisi petrolifera del 73 la Sicilia ha progressivamente cresciuto la sua importanza strategica sia all'interno del quadro NATO ma soprattutto come base strategica delle forze armate americane. La prima guerra del Golfo, la seconda guerra del Golfo, lo scoppio di conflitti africani eccetera hanno ulteriormente accelerato questa importanza strategica, ed è presumibile che, considerato il quadro di crisi che attraversa il Medio Oriente, il sud-est asiatico e ovviamente il continente africano, che soprattutto negli ultimi anni viene particolarmente attenzionato e monitorato dalle forze armate americane, questo suo ruolo strategico di vera e propria portaerei di guerra, purtroppo, se non ci saranno scelte politiche di opposizione reale, si andrà a accelerare. Di fatto già la Sicilia in questo momento, senza aspettare il MUOS, rappresenta una delle aree più militarizzate e anche più importanti dal punto di vista strategico-militare. La città di Niscemi la dovete immaginare come una città del sud della Sicilia, dell'entroterra siciliano martorizzato dalla mafia. Qui ci sono state guerre di mafia in tutti gli anni 80 e 90. C'è il petrolchimico di Gela e tutta la valle di Niscemi si affaccia sul petrolchimico, che è causa di molti tumori ed è diretto sulla città. È una città che ha subito tutto questo supinamente, senza mai una reazione. Io credo che lo stesso clima di effervescenza sociale nuova che attraversa il Mediterraneo ma anche l'Europa, qui si manifesta così. Buonasera. 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 E io dico che gli interessi, che tutte le volte che le ragioni economiche, militari, prevalgono sui diritti fondamentali dell'uomo, si creano mostri. Si creano mostri. Quindi, è che mi auspico una società e un mondo dove tutto questo non avvenga. Io per 20 anni inisce mise un sadunaro di sto progetto mortifero e fetente. Se ne acquanno gli americani un terminaro di controllare lo mondo interamente. Ma quando non contente se mantaro di fare puro mosse gioco le gente, arascio arascio tutti a rispecchiaro e a cominciare a pretendere chiaramente. Sono anni che sfido
i condizionamenti e la mafia, quindi non è che voglio dire, mi faccio impressionare, però stranamente quando cominciai a parlare di Muos all'inizio e occuparmi della vicenda annunciando che l'avrei revocato, mi arrivò una minaccia che io all'inizio, alla quale non diedi nessuna importanza telefonica, arrivò un mio collaboratore e l'abbiamo pure denunciata con tanto di numero e facendo vedere alla polizia il registro delle chiamate in cui c'era, in cui si diceva che, insomma, che minacce di morte nei miei confronti, arrivata agli Stati Uniti. Io non l'ho collegata ovviamente a questa vicenda, ma insomma dirlo male non fa. Sapete una cosa? L'America vuole il mondo, l'Italia non lo sa, nessuno lo sa. Fra l'altro il governo nazionale con Prodi non diede mai una vera autorizzazione, perché Prodi non fece mai un trattato su questa base, fece un accordo politico-istituzionale in cui diceva se la regione siciliana valuterà che questo è compatibile con la salute e con l'ambiente dei cittadini, questi impianti si potranno installare. La regione siciliana, probabilmente ritenendo che nessuna mai regione avrebbe mai autorizzato una cosa del genere, poi invece inspiegabilmente la regione siciliana, che era enormemente contraria, diventò favorevole. In questi giorni apprendiamo, fra l'altro, che c'è questa dichiarazione di De Gregorio che dice che gli americani avrebbero fatto, attraverso la CIA, avrebbero fatto pressione su De Gregorio, quindi deduco probabilmente anche su altri parlamentari, per fare cadere il governo Prodi perché non autorizzava il MUOS. Io, uno più uno fa due. Sapete una cosa? Che la polizia ha fatto una promessa, ma non l'hanno accettata. Hanno detto che non scorteranno i mezzi, scorteranno i mezzi. Ma vediamo qua, che li hanno scortati. Sapete una cosa? Una volta anch'io volevo diventare un poliziotto. Qualche giorno prima della sera del gennaio del 10 all'11. Ora no! Gennaio a Niscemi è successo quello che tutti sapete. Abbiamo visto che i nostri ragazzi la sera dell'11 gennaio si sono messi in prima fila per difendere i nostri diritti. Purtroppo questi ragazzi erano in pochi e soli. Non c'era nessuno di noi adulti, di noi genitori e soprattutto di noi mamme a sostenere questi ragazzi che si sono messi lì in prima linea. Cioè, oggi ho letto che sono stati degli scontri. Normalmente gli scontri sono quando tu e un'altra persona vi scontrate fisicamente, fate entrambe delle azioni. Noi invece abbiamo fatto semplici inazioni, resistenza assolutamente passiva. Eppure è volato pure qualche calcio, qualche manganellata, insomma, non è stato un bel trattamento da parte loro. Una volta poi hanno avuto la situazione in mano, sono riuscito a passare dal primo blocco assolutamente in modo tranquillo.
fortunatamente per noi, sfortunatamente per loro, c'era un altro blocco di gente che in qualche modo è arrivata in ritardo, ma anche lì è durato veramente poco vista la superiorità numerica. Una volta imboccata questa strada alle mie spalle, di fatto c'è stato veramente poco da fare. Hanno bloccato tutti gli ingressi e a quel punto era finita. Ci siamo resi conto che era finita, tant'è che poi ci siamo ritrovati qui al presidio e... Io penso che gli americani pensano di noi che siamo dei poverini, che siamo sfortunati per l'amministrazione che ci troviamo. Loro sanno benissimo con chi hanno contrattato per arrivare all'installazione del MUOS, per arrivare anche alla costruzione dell'intera base. Sanno anche di poter vincere, suppongo. Sanno che a noi manca la cultura della protesta, sanno che non siamo abituati a questo genere di scontro, a questo genere di evento proprio di massa. Sanno che non riusciamo neanche a scuotere le masse. Noi in realtà vogliamo sfatare questo mito, vogliamo dimostrare che in realtà riusciremo a farcela e a scuotere queste benedette masse. Perché secondo loro quell'arma lì è un'arma di pace, che serve in qualche modo a bilanciare gli equilibri nel mondo. È difficile farglielo capire che per noi è esattamente l'opposto. Il MUOS è un'arma da guerra che uccide persone e persone. Da lì è nata l'idea che mi dovevo muovere con tutte le mie amiche per poter sostenere questa battaglia. E così è stato. Siamo pochi. Saremmo 10. E i figli delle mamme no muas dove sono? Qua la rivoluzione l'hanno fatta le mamme, piaccia o no. E la stanno facendo le mamme. Cioè lei cosa pensa di queste mamme che fanno i blocchi davanti alla base? Fanno bene. Fanno bene, se se lo sentono fanno bene. Quindi va bene che ora cominciano i giovani, cominciano a ribellarsi a questo? Certo che va bene, ci vuole, che già è tanto tempo che non si è fatto questo. Io penso che le mamme stanno sbagliando perché devono pensare alla propria famiglia. Ci sono 400 femmine nel nostro paese che hanno invertito i ruoli all'interno della famiglia, che vanno a parlare con i mariti che sono consenzienti, che le sostengono, che abbandonano i figli, ci fanno trovare a mangiare quelli con loro i blocchi. Contrada Ulmo, terreno d'un privato che costeggia da Sciati Fonteapa, unica via per la base asfaltata, presidio è fatta, lasciata ora è bloccata. Sono stato qua con i Nomuas fino nel 2008. Dal 2008 fino a oggi, che è il 2013, sono qui. E poi anche ho scritto un romanzo. Concia, sognare i miei figli, apparire due bambini. Siamo tutti con lo stesso problema. Io ci ho detto, se c'è una mamma, uniamoci. Già a casa mia ce ne sono tre. Io vado come questo municipio. Hai 2 ore disponibili per questo quartiere. Cosa per casa? Sì, tanto, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Lo faremo pure. Invitiamo queste mamme che stanno a casa a venire al presidio mercoledì. E tanti non vogliono uscire, non ci credo, ci vado io fino a casa. Qualcuno mi può fare guardia del corpo? Oh, mamma mia. Quella donna è mia madre, una vera seccatura. E siamo al presidio. Su questa strada che porta alla base militare è stato creato un presidio permanente che giorno e notte tiene sotto controllo i mezzi che passano. Lu fumo, canesci di daligna bagnata, andasci un verno con un perduna. Li nasci troppo gentili, indigna, di cui tenta raccattare sta tribuna. Perché qua c'è una popolazione devastata. Perfetto. Devastata, parliamoci chiaro, dalla politica, dal precedente governo regionale e nazionale, perché nel protocollo c'è la firma di La Russa e la firma di Lombardo. Sono loro. Siamo in presenza di un atto che non difende Niscemi e i cittadini di Niscemi, permettetemi. Credo che difenda insieme ai cittadini di Niscemi, al futuro dei siciliani, ai bambini di Niscemi, insieme difende la nostra dignità, la responsabilità delle nostre azioni, sapendo che non vogliamo più essere quelli della terra di nessuno. Cubassa giorno e notte ostacolato, e la gente che a gioco si è assembrata da una baracca e un fuoco pecuariare, che non ha giumata a forza a pallottare. Questo è il mio amico. Come ti chiami? Samuele. Siamo amici per la pelle. Eh sì. Aspetta.
Ecco. Si è tentato di mettere su un dispositivo che sia un dispositivo blindato e che quindi possa avere anche una sua valenza giuridica. Certo, perché mettere su carte firmate che poi servono soltanto per fare l'arrosto, per fare partire il fuoco, a questo non credo che interessi a nessuno. Ma io sto qua a spaccarmi la schiena. No. In senso, sto qua a presidiare. Questo è vero. Nemmeno mia madre lo sa che sempre voglio andare qua al presidio a presidiare. Perché anche posso anche continuare un po' il romanzo. Politici, capanno la consegna. Questore, commissario e le sperrona, mastili una, un si fanno a manzini. Copo montale naschi, nata ghiere. Hanno cominciato a costruirci comunque da tempo, e già nell'86 comunque sappiamo che appunto ci lavorassero persone niscemesi di stampo mafioso. Quindi appunto per questo gli USA, non appena sbarcati, hanno cominciato a cooperare con la mafia, anche perché comunque i cittadini magari non collaborano se capiscono che una cosa ti fa male o serve per determinati scopi. E hanno avuto terreno fertile appunto perché Niscemi, vabbè, la mafia abbonda, anche se non è evidente come appunto tra gli anni 80 e 90. Gomiso fu il centro della battaglia di Pio La Torre. Francamente anche lì si disse, nella morte di Pio La Torre, quella battaglia c'entra? Io sono uno di quelli che ha sempre pensato di sì, perché poi c'erano gli interessi mafiosi, ma anche i lavori del MUOS sono stati affidati a un'impresa mafiosa di Niscemi. La piazza. Non è che è carino questo. Io voglio essere fiducioso perché ci voglio credere, perché io comunque in questo posto ci voglio restare, qui è dove sono nato, dove sono cresciuto e dove spero che un giorno vorrei morire anche, sicuramente non di qualche malattia brutta, ma questo non lo sappiamo nessuno. E credo in questo, credo che la determinazione e la testardaggine a volte dei soggetti può portare anche cose positive. Stavolta, a differenza di Comiso, è veramente la gente del posto che vuole difendere il territorio, che sta paradossalmente attraverso il MUOS scoprendo un'identità di cittadino, di essere parte di quel territorio, di far parte di una storia, e di gente a cui era stata negata l'identità, il sentirsi parte di Niscemi, parte di quel territorio, perché proprio per come si è sviluppato, sottosviluppata quella realtà, sotto un grosso controllo tra l'altro criminale e mafioso, tutt'altro possiamo parlare di identità del niscemese. Ecco, questi sono elementi straordinari, in continuità in parte con la vicenda di Comiso, ma che secondo me sono una novità estremamente importante, e soprattutto importante perché sono giovani che stanno sperimentando in carne propria anche modelli di costruzione dal basso della democrazia, che stanno dando speranza ai loro padri, ai loro nonni, che speranza hanno perduto in questi anni di desertificazione politica, per cui sono anche, come posso dire, un motore di coscienza, non sono soltanto quelli che stanno assorbendo cultura, ed è anche un laboratorio di socializzazione, un laboratorio di aggregazione giovanile, in realtà dove i giovani è stato sempre negato il diritto a essere giovani, il diritto a essere bambino, il diritto a poter giocare, il diritto a poter studiare. I bambini sono la chiave del futuro. Qualche volta la scuola fa imparare, altri si impara uscendo fuori, all'aperto. No cameras? Okay, but you know, I'm just doing a story about these people. Okay, I just don't like cameras. Yes, okay. May I ask you something without the camera? Yeah, putting sure. down the camera? Yeah, just me. Okay, are you waiting for something now? We're getting some mattresses in. What? Beds. Beds? Yes, ma'am. Not workers? No, not workers. No workers, sure. You can say. Joe Navy, that's my name. Joe Navy, okay. Joe Navy. Thank you. Intanto devo capire se siamo d'accordo che il questore non lo piglia per culo o no.
Ecco. È giusto? Allora, non lo piglia Pugolo. Io penso che Pugolo non la pigliare. Giusto? Abbiamo capito tutto? Siamo tutte mamme, siamo tutti padri, ma fisso non ci siamo nulla, giusto? Ecco. Quindi di conseguenza dobbiamo dire questa risposta che siamo persone civili, democratici, pacifici, ma non fissa. Cioè noi praticamente quando facevamo attività politica a Termini Imerese c'era il maresciallo che mi convocava sempre in caserma per sapere quello che facevamo, mi apriva sempre il cassetto, mi faceva vedere la foto di Che Guevara perché lui era comunista, diceva che era comunista. Ora io non vorrei che magari qualche il questore convoca le mamme no muos e fa vedere una fotografia, cioè io sono pure mamma, cioè questo non penso che possa accadere, cioè per fortuna questo non può accadere. Però perdoniamoci, perdonatemi, dobbiamo cominciare a essere movimento e fare e a portare avanti pratiche di movimento. No, no, che resa, c'è da piangere, non da ridere. Chi ti vanno cercando come hanno assisticato, noi non dobbiamo istigare. Niente. Allora, noi abbiamo avuto un passaggio di militari con un furgone di militari e due macchine a seguito, una macchina di due niscemesi praticamente, che erano conosciute benissimo dalle mamme di niscemi. In queste due macchine c'erano due militari americani. E allora le mamme si sono chieste come mai queste macchine di due operai niscemesi fossero guidate da due militari americani. E hanno voluto controllare quindi se all'interno del furgone dei militari c'erano operai. E in questo è nato un tafferuglio. Alcune mamme sono cadute, si sono fatte male, una si è fatta male a un piede, un'altra si è fatta male alla spalla, altre si sono innervosite, hanno avuto una crisi isterica e sono state ricoverate in ospedale. Ma se vi mettono le mani addosso, invece lo dovete dire, non mi mettono le mani addosso. Sentire le urla, mi sta toccando, mi sta dando un calcio. Bravo, quello sì, mi danno i calci, dovete dire, mi stanno arrivando i calci, quello dovete dire. Cioè, ora vi chiedo a voi, perché non sono qui loro? Cioè, fino adesso avete parlato di mamme, mamme che hanno preso scossoni, che sono andate a finire in ospedale, sono andate, che hanno sbagliato, le state accusando che hanno sbagliato, ma voi dove eravate? Scusate. Cioè, solo questo voglio dire. Allora, signori, deve passare un'autobotte piena di carburante e un generatore di corrente. Quindi sono queste due cose, sono due mezzi. Quindi col MUOS non c'entra assolutamente nulla, per cui questo è. Siamo qui. Il lavoro del MUOS è revocato. Aspettiamo il giorno 17, poi si rifanno i patti. I patti erano chiari, materiali operai non bastano. Patti non ce ne sono. Vogliamo essere tutti compatti, tutti insieme, perché da sole non ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno di voi. Noi siamo solo l'ultimo anello di tutti voi e vi ringraziamo, perché se non cominciavate voi, noi oggi non saremo là. E volevo dire un'altra cosa che me lo ricordava l'altra mamma, Rosanna: non abbiamo paura. Sai che io ho avuto una vasculite retinica all'occhio? Mm-hmm. Sì, che è stata causata di queste onde elettromagnetiche. Mm-hmm. Io la retina non ce l'ho più. Dove abiti tu? Io abito a meno di un chilometro da qua, uh-huh, a Niscemi. Invece non è stato fatto nessuno studio sulla valutazione, sull'impatto ambientale in un'area già di profonda crisi ambientale. Perché noi non dobbiamo dimenticare che quella zona di Gela, Butera, Niscemi è giudicata e già valutata come zona di alto rischio ambientale, perché lì c'è il petrochimico, perché ci sono altre cose. Dice, ma cosa c'entra questo col MUOS? C'entra, perché se già nel territorio ci sono una serie di persone, cittadini, uomini, donne, bambini, anziani, che sono a alto rischio di neoplasie per effetto dell'inquinamento del petrochimico. Fra l'altro uno studio del CNR dice che il 30% della popolazione ha arsenico nel sangue, quindi ha già una predisposizione a prendere il cancro, per intenderci, con molta chiarezza. La gente continua a morire e non stiamo scherzando su queste cose. Se andiamo dentro gli ospedali della zona, qua vediamo tutti con il sacchettino, con la bottiglia di chemioterapia, e c'è una vergogna in giro di niscemesi che stanno morendo. Quindi stiamo attenti su queste cose.
Infatti c'è una cosa che ancora non capisco. Quando i Nomuoso non ce la faranno a combattere, diventeranno tutti vecchi, alcuni saranno morti, chi combatterà? Io, solo io. Noi pensiamo a noi sì, ma soprattutto ai nostri figli, ma anche ai figli degli altri. A noi questa base che loro hanno tanto fastidio non porta, però pensandoci bene le conseguenze che porterà un indomani ai nostri figli, la cosa è disperata comunque, tutti sono preoccupati, noi non dormiamo più la notte, pensiamo per risolvere questo problema. Cioè la decisione che dobbiamo pigliare in questa assemblea è come proseguire i blocchi, chi far entrare e chi no. Allora, noi avevamo detto bloccare i lavori della base significa non fare entrare gli operai neanche per la manutenzione. Una cosa. Ed è questo quello che dovremmo fare. Perché il cavallo di Troia per pigliare in IPFIS che poi fa giardinaggio, fa un'altra... E allora tagliamola, non hanno rispettato i patti, punto. A questo punto io vi invito, anzi vi intimo di sciogliervi perché dobbiamo passare. Va bene? No, non usiamo le miniere forti. Vi dovete togliere. Presidente Crocetta, lei dichiara davanti alle telecamere che la revoca è definitiva, è sicura e noi ci spostiamo, ma lo deve dichiarare davanti alla telecamera. Non vogliamo monitoraggio per il MUOS, perché noi vogliamo la revoca. Se si revoca non c'è bisogno di monitorare niente. Il problema pratico qual è? Che in ogni caso poi queste basi hanno una loro autonomia interna per ragioni militari. Per cui dentro la base può avvenire qualsiasi cosa ed è la questione che è stata eccepita persino nel dibattito dal Ministro della Difesa, a cui ho replicato con molta chiarezza che è vero che loro possono fare quello che vogliono all'interno, ma è anche vero che non possono mandare all'esterno quello che vogliono perché all'esterno non hanno nessuna competenza. E siccome le onde elettromagnetiche vanno fuori, noi vi proibiamo l'installazione delle parabole. Per cui se gli americani vogliono sperperare questi soldi di infrastrutturali per poi mettere le antenne, sappiano, loro già sono avvertiti, che non le potranno mai installare senza... che abbiano presentato gli studi. Qui è Roma che si scontra contro la Sicilia, perché il governo di Roma vuole imporre la sua volontà, che è sbagliata, perché dal patto bilaterale del 1954 tra Italia e America noi dobbiamo essere loro schiavi sempre. Noi abbiamo praticamente convinto il governo a sostanzialmente a mettere in discussione un accordo internazionale che non è un trattato, anche su questo si fa molta confusione perché gli americani hanno parlato spesso di trattati che sono obbligatori, ma in ogni caso i trattati sono obbligatori se non violano poi i diritti fondamentali dei cittadini. Tutto rinviato al 6 giugno. Dovranno aspettare ancora un mese gli attivisti Nomuoso per conoscere il parere del Tribunale Amministrativo Regionale sul risarcimento danni chiesto dal Ministero della Difesa alla Regione dopo la revoca delle autorizzazioni per la realizzazione. Si tratta di uno dei due ricorsi presentati dal Ministero della Difesa. L'altro è nei confronti della Regione Siciliana per la decisione di revocare le autorizzazioni per la realizzazione delle manifestanti che questa mattina si erano recati sul Tribunale per assistere a un'indicazione del protesta. Davanti al mare. Non è troppo formale, ma a dire degli attivisti questo potrebbe non essere un elemento. Il mio discorso vale per questi due giorni, signor vicequestore, ed è lo stesso di quello che ha fatto Maida. Sta dicendo che la prova di forza non giova a nessuno. No, prova di forza specialmente no. A voi e alla vostra Ora che noi andiamo a fare tutti gli accordi di questo mondo e diciamo gli operai non passano. Diciamo che i militari passano in un certo modo, cioè mi pare una cosa, cioè io non voglio fare i voli del tacchino, no? Perché è bello fare, però dobbiamo decidere una cosa semplicissima e lo dobbiamo decidere tutti insieme, cioè se noi vogliamo effettivamente bloccarla questa base o no, questo è il problema. Sento di non fare passare manco le mele tare e lo cambio ogni mattina allo cancellono, le femmine un perdonano a nessuno, femmine dico, donne di nessuno.
scemi, che non sono né maestri né dottori. Insomma, c'è famiglia, ognuna tene figli, nipoti e anziani di nacare. Dove sono i vostri figli? Non lottate insieme a noi, vergogna! Gli altri sono mostri padroni! Vergogna, no! Vergogna! 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 Commissa, però calci no, commissa, ci sta chi sotto. Calci prima, commissa. Ma pensa che qua sono tutte persone no, grandi. Commissa, calci no, commissa, calci no. Commissa, l'ha visto lei, commissa, mi sta mica riuscendo. Calci no, però. C'è una signora grande dietro di me, la comunico. Se lei spinge, gli fa male alla signora, non a me. Ascolta, lei non mi deve dire quello che deve fare, ha capito? Faccia quello. La signora si sposta. Allora, si sposta, signora, ascolta. Senza alzare le mani. No, mi ha alzato le mani. Non è alzato. Io sono con le mani in tasca. Io sono con le mani in tasca. Io sono mia nonna, io per mia nipote non mi sposto di qua. Signora, si sposta. E per i miei figli. Lei oggi non risolve nessuna situazione. Non è lei porta a casa lo stipendio invece? Non è questa la sede. Scusa. Lei ubbidisce agli ordini. Forza, maresciallo, forza. Lei ubbidisce agli ordini anche senza capire cosa sta facendo o cosa. Forza. Qual è il suo ruolo? Imporre il volere di poteri più grandi. Qual è il forza. Suo ruolo? Forza. Vale. Forza. Signor, chi è che sta spingendo per primo? Chi è che spinge? Come? Spingiamo noi. Come? Ah sì? Noi no. Cosa? Fammi spingere. Io non ti sto toccando. Allora spingi tu sul mio stomaco, sul mio gomito. Spingi sul mio gomito. Se ti fai male a fare tuo. Ma quando verrà il giorno in cui saremo noi? Cioè, dipenderete noi e non gli eserciti e non i capi che vogliono il nostro male. Siccome io dai movimenti ci vengo, insomma, il fatto esattamente nella mia vita è esattamente quello che loro fanno. Cioè quello di fare la manifestazione, eccetera, è tutta una serie, come è giusto che facciano. Però questi qui debbono capire che in questo momento la presidenza della regione sta assumendo degli atti che nessun presidente avrebbe assunto, neppure i capi di governo di questo paese. Non avrebbe creato meraviglia se non avesse fatto la guerra. Esatto. E quindi sto prendendo atti forti. Questi atti forti debbono essere legittimi per essere vincenti, perché in un giudizio legale amministrativo non è che vale le bellezze delle posizioni, eccetera, valgono gli atti. Noi dobbiamo dimostrare che questo fa male, perché se noi lo diciamo e basta che fa male, anche se lo sappiamo, non basta, noi dobbiamo riuscire a dimostrarlo. E per riuscire a dimostrarlo dobbiamo utilizzare organismi che abbiano l'autorità scientifica per poter dire che lo possiamo fare. Sorpresa del console americano Donald Moore. Il incontro è stato chiesto direttamente da Moore, che ha invitato a parteciparvi anche il comitato delle mamme non russe, le quali recentemente sono state le più accanite attiviste che si sono contrapposte alla allora io nord. Chiederò che la stampa assista all'incontro. Se il console mi dice va bene, allora io sono sì, e tu devi insistere perché sto. Ma che se pecca mai il secondo, no? Questo è quanto c'è, purtroppo. Sì.
però signori siamo civili. Sì. Cosa pensi della gente che non riesce a contribuire? Ma scusi. Dopo. Buongiorno. Li hanno tagliati, non siamo stati autorizzati. Prima sì, ora no. 10. Del Torino. Mi mancava la dottoressa Milazzo. Ma entrare a Marino in Marino, scusa. C'erano delle persone, perché sono entrate solo la metà? Almeno un operatore che registra. Ora glielo vado a chiedere nuovamente. Almeno quelli dell'invito. Dobbiamo entrare tutti, io voglio dire da faccio. Ma il cervello, perde. Ah, tre ore che siamo qua, che settimana male, ragnato. Se no se ne va a casa sua, console. Okay. Che puntare? Questa presa per i fondelli che sta facendo. Scusate, se io scendo qua è perché vi ho detto io preferirei stare in mezzo a voi. E sono ritornato. Io sono molto contento. Qui mi sento a casa perché questo presidio è straordinariamente simile ai presidi che avevamo nella Libera Repubblica della Maddalena in Valsusa. È quasi uguale, quindi mi sento davvero a casa. Io sono Nomuos, forse sono stato il primo Nomuos in Piemonte probabilmente, e forse no. Comunque vorrei adesso fare una piccola conversazione con il console Mura. Questo è il console Mura, che come vedete è molto luccicante, luccica, e quindi no, diciamo che gli diciamo alcune cose che avrei voluto dirgli quando è venuto qui, poverino, è stato mandato. Quindi console Mura, ha visto che oggi la regione Sicilia, che è una piccola cosa rispetto agli Stati Uniti, ha revocato le autorizzazioni. E quindi se è vero, una cosa quando è revocata poi non può più essere rifatta partendo da quella revocata. Non esiste più, quindi non ci sono più le autorizzazioni. Dovete rifare tutto il procedimento dall'inizio, seguendo questa volta magari la legge. Abbiamo una legge in Italia! Io sono felice veramente di cuore che finalmente tutti insieme domani possiamo manifestare con questa grande manifestazione organizzata dai ragazzi il nostro dissenso verso questo vorrei chiamarlo potere, però. Per cui oggi la lotta non si può fermare, neanche di fronte a una revoca. La lotta si fermerà quando cominceremo a vedere i tir che fanno la strada al contrario, con i mezzi della base che se ne vanno. Strade asse di legno chiodate, segnalato un anarchico insurrezionalista con precedenti per disordine. Restano i timori per l'ordine pubblico. Ciao Ciro. Ciao. Bene. Ciro, io sono Antonio, ciao, molto lieto. Ho sentito parlare di te. Ciao. Sapete che a Catania, se non mi ricordo male la città, hanno scritto sul giornale che noi Nomuos siamo violenti. L'hanno scritto. È una stronzata! Noi neanche siamo violenti! È la polizia! 899, mi sentite? Signori e signori, siamo qua a Nisciani, qua! Ci sono quanti spinti! Tu che non è altro! Non ho mai visto! Mamma mia! Ottimi Digos! Poi che cos'è la Digos? È la polizia politica. Ottimo.
questi non sono di gas. Carabinieri! Ok. Sono ben armati. Poi i carabinieri hanno auto più grossi. Oh, fatto! Ciao signore! Ho finito! Attento, attento. Salve, signore! Attenta! E un 30 marzo d'anni pura manifesta, signori! Magari in 20.000 anni mobilitazioni! Verue, ma verra verue! Verue, ma verra verue! Noi! E andate 6 chilometri lattate china di persone! Noi! Lattate china di persone! Cosa insegna la CGIL questa manifestazione? Che la pace è una cosa preziosa e che i movimenti o crescono dal basso e si alimentano continuamente su una grande idea o non esistono più. E insegna pure che la CGIL dovrebbe fare molto di più qui. Questo è un movimento che può solo crescere perché ci sono tanti giovani e ci sono persone in una Italia piena di crisi di classe dirigente che meriterebbero di prendere loro il posto di chi ci dovrebbe governare. E quindi la CGIL non può che essere contenta e prendere la lezione di esserci di più e meglio. Leggiamo, virgolettato dal governatore Crocetta: ma che la fate a fare questa manifestazione oggi? Non c'è bisogno, basta, fermatevi, perché tutti è fatto, non la capisco, perché è una manifestazione ideologica. Non possiamo dire che il MUOS è uno strumento di guerra e che dirige i droni, gli aerei militari senza pilota. E possiamo anche dire oggi che noi siamo contro la militarizzazione dei territori e vogliamo anche chiudere questa base tutta! Parabole antenne! Parabole antenne! E non ci sono commissioni che tengono! Goodbye, 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 goodbye! L'Italia arrere in pere se mettessi! Facci l'americani per canciare l'eterna schiavitù che un patto scrisse.
liberi e in pace potemo cominciare a fare un nuovo mondo che avesse uomini e donne tutte una famiglia capo bene comune assai travaglia e tutti uniti con una sola voce gridiamo che Sicilia vuole pace. Politica evidentemente intrecciate nella giornata, nella drammatica giornata che stiamo per raccontare, una giornata che in realtà doveva essere una giornata di festa, così dire, visto che oggi giurava il nuovo governo. Comunque sono stati rafforzati i controlli presso gli obiettivi a rischio. Signori e signori! Venite a sentire la storia del movimento No Muos in Sicilia sotto la statua di Giordano Bruno. Avvicinatevi a sentire la storia del movimento in Sicilia contro il Muos. Gli americani vogliono installare in una base a Niscemi. Venite a sentire la storia del movimento No Muos in Sicilia sotto la statua di Giordano Bruno. Se siamo tutti uniti a sei cancelli, tutto broccamo per un carro armato, ma stiamo ancora a mille tranelle per non cignare le potenti rognellato. Capolitici e mafiosi, su fratelli, gli americani tutto hanno inventato, su 70 anni che noi siamo schiavi del suo progetto che ha decenso nave. Du cuore da Sicilia ad allargare, siamo già chiassai una quarantina, da Catania a Ragusa, insino al mare, i comitati incazzati più di prima. Non siamo più disposti a delegare, disponibili siamo a valutare, siamo lassù disastro sanitario, un movimento con le istituzioni. Ma ora, amici miei, chi so io rigo su un comitato all'uno, se pegliasse l'antenna, come un esercito di fuimmicole, pezzoggio per pezzoggio la smontasse, dietro deserto, al libertatore, d'arvole ciurarrere se vestisse, ai nostri figli, chi sa ereditate. Lasciamo precampare in libertà. E chi so fu l'esempio canneresi, turi quando già si orincia la base, puro Nicola, pur Simone Desi, mentre si senti cornuto con frasi, e acchiarano l'antenna, e da sospese, e giuro vento la bannera stase, chissà grande prova di valanza, la determinazione cresce avanza. Le cancelli della base militare della Marina Americana US Nave, un segrapeno più, non giù a passare, che a casta vota ogni ci fate scavi. Sì.
siamo popolo. Signore, ditemi una volta, alzarvi. Disertate, 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 disertate. Era di pace contro gli esperti e la fame, chi vincerci potrà. Rolling Stones.
Sì, mi fate male! Rilassati che ci rilassiamo pure noi. Continua a tirare e ti rompo il braccio. La terra è nostra, è bella e sana. Abbiamo la luna, abbiamo le stelle, abbiamo il sole, abbiamo il mare. Non c'è bisogno del militare. Grazie al film, grazie a voi che avete visto questo film. Buonasera. E sempre? No, muas!